equipaggio a decollare. Ritengo che la generazione, e non è solo il parere mio, cito uno dei teologi cattolici americani, Paul Collins, che coloro le cui vite vanno dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi saranno la generazione più maledetta, perché nessuna generazione da quando Homo sapiens è apparso su questo pianeta 100.000 anni fa circa, nessuna generazione ha talmente sfruttato, ha talmente degradato il pianeta Terra come la mia generazione, la nostra generazione del dopoguerra. Per cui saremmo maledetti dai nostri nipoti e pronipoti. Ecco la tragedia immensa che ci sta davanti di questo pianeta Terra che abbiamo letteralmente degradato e quasi distrutto. Abbiamo incontrato Alex Zanotelli a un incontro organizzato dalla Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale, la RIGAS, a Roma, prima della 17ª conferenza dell'ONU sul clima in corso a Durban fino al 10 dicembre. Secondo i relatori, tra le concause del fallimento del contrasto ai cambiamenti climatici in corso ci sono la poca attenzione data dai media all'argomento e la presunta preeminenza dell'economia sull'ecologia, concetto secondo loro da rivedere. Ma l'economia è un sottosistema dell'ecologia, perché l'economia ha bisogno di flussi costanti di energia, di materiali, di minerali per potersi sviluppare, per potersi applicare. Qualsiasi cosa indossiamo, la stessa telecamera che tu stai utilizzando per questa intervista, è frutto di quello che la Terra continua a produrre dalla notte dei tempi. Per cui la capacità di autorigenerazione del nostro pianeta, la capacità di fornire, di produrre le risorse necessarie, sono l'elemento fondamentale su cui poggia la nostra economia, la nostra civiltà. Per far capire a chi ci guarda da casa, se noi oggi consumassimo la stessa quantità di risorse, di materiali che consumano gli occidentali in tutto il mondo, avremmo bisogno di 5 pianeti in più, proprio perché la Terra non può reggere un'impronta ecologica, un'economia così energivora, così basata su uno sviluppo insostenibile in termini ambientali. Per cui sul piano scientifico, sul piano giuridico e anche sul piano filosofico è chiaro che l'economia è solo un sottosistema dell'ecologia. Gli scienziati ci hanno detto che il punto di non ritorno è l'aumento della temperatura di 2 gradi. Ora hanno alzato l'asticella a 4 gradi. Ma cosa può succedere quando si arriverà a quel punto? L'ecosistema ha delle caratteristiche tali per cui può tollerare alcune variazioni rispetto ai parametri soliti, ad esempio alla temperatura a cui si trova. Quando invece si va fuori del campo di tollerabilità, si innescano dei processi che possono essere anche catastrofici, quelli che sono detti fenomeni estremi, di cui non siamo in grado di valutare le ripercussioni. Certo è che le devastazioni che abbiamo visto in Liguria o in Sicilia o in altre parti d'Italia possono lasciarci presagire quali potrebbero essere le conseguenze anche a breve termine. Ma in questa prospettiva catastrofica, un po' di speranza sembra rimanerci. Quella speranza di uscire vivi da questa situazione appartiene a un nuovo mentalità che dobbiamo abbracciare, cioè un cambiamento rispetto a tutto quello che è stato fatto fino adesso. Se fino adesso, dopo 20 anni, i risultati sono stati questi, allora la prima cosa che bisogna fare è cambiare il metodo. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna partire dalla società civile, perché la società civile ha dei membri che, se opportunamente responsabilizzati su una visione comune, ecco perché il tema del bene comune è un tema fondamentale, ha delle forze inespresse, un potenziale grande, se non altro da mettere alla prova. Fino adesso non è mai stato utilizzato questo potenziale. Probabilmente, se si cominciasse proprio a fare questo, a partire da Durban, a partire da Rio del prossimo giugno, utilizzando degli strumenti che bene o male esistono, faccio l'esempio del Covenant on Mayors della Comunità Europea, che assegna ai comuni la possibilità di fare dei piani di azioni sull'energia sostenibile, beh, allora probabilmente, cambiando il modello, si possono anche intravedere nuovi scenari.